Buongiorno a tutti, eccoci qua per l'altra nostra diretta. Oggi parleremo della manutenzione e la gestione dell'allevamento durante la fase di produzione. E mi approfitto, visto che ancora non c'è nessuno collegato, di ricordarvi che questa è una delle tante dirette che sto facendo da diversi giorni, da quasi un mese, con le quali vi illustrerò un po' tutte le varie fasi del ciclo di produzione dell'allevamento di lumache secondo il nostro metodo Madonita. Ci potete seguire su tutti i social, Instagram, Facebook, sul nostro gruppo ufficiale Facebook. Abbiamo aperto anche un canale Telegram dove potete contattarci direttamente. E poi sul nostro sito internet potete rivedere tutte le dirette fatte in questi giorni, nella sezione formazione video tutorial. Buongiorno Saverio, vedo che già qualcuno si sta collegando, aspettiamo qualche altro minuto e poi cominciamo con la nostra diretta. Oggi vi parlo dal centro dell'allevamento, mi sono messo proprio in mezzo alle nostre lumache. Buongiorno Salvatore, salve. Che si è collegato ora, ripeto, oggi parleremo della gestione, la manutenzione dell'allevamento, dei recinti di produzione delle lumache. Quindi tutti quei lavori che vanno fatti durante la fase di accoppiamento e che quindi diciamo che per quanto riguarda le lumache siamo abbastanza fermi, non possiamo fare nulla, quindi in questo periodo ci andiamo a sistemare e a gestire l'allevamento. Quindi oggi parleremo un po' di questo, dello sfalcio, della pulizia del campo, dei trattamenti anti-ratto, anti-uccello. Buongiorno Attilio, buongiorno Angelo, salve a tutti, aspettiamo qualche altro minuto che si collega qualcun altro e poi cominciamo. Oggi qui è una giornata di sole fantastica, per fortuna noi con questa attività possiamo tranquillamente muoverci, possiamo lavorare, possiamo venire sul campo, quindi diciamo che in questa situazione particolare siamo abbastanza fortunati perché abbiamo la possibilità di muoverci e lavorare all'aria aperta. Allora siete in 20, va bene, dai, cominciamo a parlare un po' dell'argomento di oggi. Per chi si sta collegando, ripeto di nuovo, oggi parleremo della gestione dell'allevamento, della manutenzione, dei lavori, lo sfalcio, tutto quello che si fa quando aspettiamo che le nostre lumachine si accoppino e che depongano le uova. Allora, nelle altre dirette avevo parlato di tutte le fasi del ciclo di produzione che vengono prima ovviamente di questa, quindi abbiamo parlato nella prima della scelta del terreno, quindi le dimensioni, le caratteristiche, la granulometria, gli esami che devono essere fatti. Poi nella successiva diretta abbiamo parlato della schematizzazione, quindi la creazione dei recinti, quindi andare a segnare i recinti all'interno del terreno, l'impianto di irrigazione e la semina. E poi l'ultima, fatta lunedì scorso, nella quale ho parlato delle chiocciole da riproduzione, la specie, le caratteristiche e tutte le varie fasi che servono per immettere le chiocciole all'interno dell'allevamento. Oggi siamo arrivati quindi alla gestione e alla manutenzione dell'impianto. In cosa consiste? Come dicevo poc'anzi, dopo aver immesso le chiocciole da riproduzione all'interno dei campi, diciamo che noi abbiamo ben poco lavoro da fare, perché non ci resta altro che gestire, attenzionare quello che succede all'interno dell'allevamento. Scusate, c'è un po' di vento e mi fa cadere il cellulare. Quindi durante la fase di accoppiamento, quindi di riproduzione, di deposizione delle uova, noi abbiamo il compito di tenere pulito, di tenere gli ortaggi all'altezza ideale, in modo da dare la possibilità
appunto agli animali di non essere in pericolo, quindi di non essere attaccati da uccelli, da topi, e che l'irrigazione avvenga in modo corretto, perché quando gli ortaggi arrivano a un'altezza superiore agli irrigatori, ovviamente l'acqua non viene più distribuita omogeneamente, quindi diventa un problema sia per gli ortaggi che per le chiocciole. Quindi cosa facciamo? Noi, per chi ancora non lo sapesse, lo ripetiamo sempre, abbiamo creato un sistema diverso, un metodo di allevamento diverso, chiamato metodo Madonita, nel quale non ci sono più i recinti, i vecchi recinti, quelli da 3 metri e mezzo per 50 metri, come si utilizzava col vecchio sistema italiano, ma avendo brevettato una nuova rete elettrificata, la Spiranet Electro, che non so se riuscite a vedere, è questa qua dietro le mie spalle, eccola qua, ecco, a creare dei recinti da 1000 metri quadrati. Quindi all'interno di questi recinti, come vedete alle mie spalle, vedete, abbiamo i corridoi sempre, ma sono corridoi fatti senza rete, quindi sono dei corridoi dove noi non abbiamo seminato e che manteniamo puliti. Come li manteniamo così puliti? Facendo lo sfalcio spesso. All'inizio, quando andiamo a fare la semina, evitiamo di far andare i semi su questi corridoi, quindi si potrebbero segnare con una lenza o come vi viene più comodo, e quindi evitiamo di far andare i semi nella zona dedicata ai passaggi. E all'inizio, quando spunta l'erba, quindi quando ancora non ci sono le chiocciole, potrebbe essere importante andare a fare un trattamento di serbo. Quindi quando spuntano le prime piante spontanee o anche quelle che abbiamo seminato noi, facendo il diserbo riusciamo a tenerlo molto pulito. Poi ovviamente passandoci spesso, camminandoci sopra, diventa praticamente sterrato, quindi non cresce più nulla e diventa così come lo vedete alle mie spalle. Vedete che c'è qualche pianta in mezzo, ma questi sono gli scarti dello sfalcio che abbiamo fatto qualche giorno fa. E quindi, cosa importante è mantenere i corridoi puliti. Questo perché? Perché se lasciamo delle piante, delle piccole piantine in questi corridoi, ovviamente non avendo i recinti e avendo appunto questo recinto grande da 1000 metri quadrati, questa diventa superficie utile per l'allevamento. Quindi le chiocciole ci vivono, ci passano. Quindi la notte è importante che ci passino, perché appunto è una zona sfruttabile per la produzione. Di giorno, se noi abbiamo delle piantine che spuntano qui, le chiocciole che fanno la notte si nascondono e quindi di giorno c'è il rischio che vengano poi o schiacciate da noi quando passiamo o facilmente attaccate da animali predatori. Quindi, cosa importante è appunto tenere puliti i recinti. Stessa cosa va fatto all'esterno. All'esterno dell'allevamento e quindi all'esterno dei recinti, se abbiamo delle strade, è importante sempre tenerle pulite. Anche se con questa nuova rete non abbiamo più il problema della fuga delle chiocciole, perché abbiamo eliminato totalmente questo problema, fuori è sempre bene tenere pulito da erbacce, da erbe spontanee, sempre perché possono essere nascondiglio di insetti o di altri predatori. Altra cosa fondamentale e importante è quella dello sfalcio. Lo sfalcio degli ortaggi, perché noi coltiviamo semi, bietola e trifoglio. Il trifoglio nano rimane basso e serve esclusivamente per andare a ricreare l'habitat naturale dell'animale, quindi creare un nascondiglio, questo substrato di protezione, di pianta che funge da protezione, e serve anche per mantenere il terreno umido, quindi protegge un po' dal sole e tenendo il terreno umido facilitiamo le chiocciole alla deposizione delle uova, perché appunto è importante che il terreno, i primi 5-6 cm di terreno siano sempre umidi, molto umidi, soprattutto nella fase di deposizione, perché appunto le lumache, trovando il terreno umido, riescono facilmente a forarlo e a deporre le uova. Se invece abbiamo un terreno argilloso, duro, questo non avviene e poi di conseguenza abbiamo problemi di produzione. Quindi lo sfalcio è importante perché la bietola, invece, al contrario del trifoglio, cresce molto velocemente. La seminiamo apposta perché, essendo appunto un
pietola verde da taglio, si chiama, più la sfacciamo più cresce. Quindi costantemente abbiamo la necessità di tenerla bassa. Ovviamente l'altezza che dobbiamo mantenere è questa di qua. Quindi siamo all'altezza degli irrigatori. Non so se riuscite a vedere bene. Gli irrigatori hanno un'altezza di 70-80 cm, quindi no, l'importante è tenere gli ortaggi sotto questa soglia, perché altrimenti, come dicevo prima, le grandi foglie si metterebbero davanti le farfalle irrigatori, e quindi l'acqua non uscirebbe come corretto. Quindi è importante sfalciarle. Ovviamente quello che tagliamo rimane all'interno dei recinti, perché parliamo di pochi centimetri, perché facendolo spesso tagliamo quei 4-5 centimetri, e quindi quello che resta rimane all'interno dei recinti e loro lo mangiano tranquillamente senza problemi. Quindi è importante anche il discorso dello sfalcio. Lo sfalcio come avviene? Può essere fatto manualmente con una falce, appunto, o con un normalissimo decespugliatore. Stando attenti però ovviamente a non fare danno sia alle farfalle, agli irrigatori, che alle lumache. Quindi è importante che questo lavoro venga fatto nelle ore più calde, quindi parliamo dalle 10:30 11 in poi, che in quel periodo, in quell'orario, già le lumache sono tutte sotto, perché per chi non lo sapesse, le lumache vivono di notte. Quindi già la mattina verso le 8, 7:30-8, quando sorge il sole, le lumache si fermano, si nascondono, tendono ad andare sotto. Quindi più tardi lo facciamo meglio. È un po' più laborioso per noi in estate, perché si suda di più, però diciamo, no, evitiamo di uccidere lumache, soprattutto quando ci sono i piccoli. Quindi è importante farlo nelle ore più calde. Scusate, oggi c'è un po' di vento, mi fa crollare il telefono, mi fa cadere il telefono, quindi lo tengo un po' così io. Niente, quindi il lavoro da fare in questo periodo, oltre appunto al tenere puliti i corridoi e al diserbo, è quello di dare acqua tutte le sere, ma questo può essere fatto elettronicamente con delle comuni elettrovalvole. Però la cosa più importante è quella dell'attenzione. Dobbiamo attenzionare l'allevamento. Cosa significa? Anche se non abbiamo gran lavoro da fare, perché quello che ho detto lo facciamo in un paio di giorni, poi abbiamo 5, 6, una settimana di tempo senza poter far nulla. In questa settimana però non vuol dire che stiamo a casa. Noi tutti i giorni dobbiamo venire all'allevamento, anche un paio d'ore, non serve venire tutti i giorni, però dobbiamo essere presenti sull'impianto per vedere che cosa succede, quindi andare a attenzionare che cosa succede agli animali. Perché se troviamo lumache morte all'interno dell'allevamento, dobbiamo capire perché sono morte e intervenire. Ovviamente i principali problemi sono gli uccelli e i topi, quindi se abbiamo un problema di uccelli andremo a trovare i gusci vuoti fuori dai recinti, nei corridoi, quindi un po' ovunque, però integri. Se invece abbiamo un problema di topi, troveremo dei mucchietti di lumache tutte rotte, con i gusci rotti, perché rompono il guscio e tirano fuori l'animale. E quelli sono i topi. Quindi dobbiamo capire che cosa succede e appunto intervenire. Come intervenire? Non è semplice, soprattutto con gli uccelli, perché quello, diciamo, è il problema più importante che abbiamo nell'allevamento di lumache. La soluzione ottimale ovviamente è la copertura totale dell'impianto, come abbiamo noi. Da quella parte non so se riuscite a vederla, eccolo là in fondo. Abbiamo una parte coperta che sono quasi 5.000 metri quadrati. Ovviamente quella soluzione ha un costo non indifferente, perché dobbiamo andare a coprire diversi metri quadrati, e quindi i costi sono importanti. Quindi soprattutto all'inizio, per chi fa un investimento all'inizio, diventa difficile, diventa veramente un investimento importante. Quindi l'alternativa qual è? Il famoso cannoncino ad aria, però quello è un palliativo, perché si abituano facilmente soprattutto le gazze, e quindi bisogna cambiare spesso la frequenza dello sparo. Poi c'è la presenza dell'uomo, quella è sicuramente la migliore, perché fino a quando ci siamo noi all'interno del campo non si vede nulla, però ovviamente non possiamo stare 24 ore su 24. Un'altra soluzione che, devo dire la verità, ancora dobbiamo testare anche noi, ma che ci ha consigliato il nostro collaboratore in Toscana, è quella di montare delle radio
all'interno dell'allevamento. Perché questo parlare sempre diverso, alternandosi alla musica, ci hanno detto che funziona abbastanza bene e che quindi fa allontanare gli uccelli. E questo è da testare, quindi noi a breve ora lo testeremo, installeremo diverse radio anche qui e vediamo cosa succederà. Invece per quanto riguarda i topi è abbastanza più semplice perché riusciamo a gestirli con la derattizzazione. Quindi cosa facciamo? Ogni 2 mesi andiamo dividere all'interno del recinto, dentro le apposite trappole, le famose bustine. Quindi i topi, ovviamente mangiando queste bustine, moriranno. Tutti gli altri componenti delle famiglie dei topi capiranno che qui è una zona pericolosa perché molti di quelli che sono usciti non sono più tornati nelle tane e quindi si allontaneranno. Però ovviamente ogni 2 mesi dobbiamo farlo, dobbiamo fare questo trattamento perché torneranno all'attacco perché qui sanno che c'è alimentazione, ci sono le chiocciole, c'è il mangime, quindi sono sempre attratti dal nostro campo, quindi bisogna farlo costantemente. E niente, poi per il resto diciamo che non c'è gran lavoro da fare qui in allevamento. Non è un lavoro, appunto, come dicevo prima, manuale, ma più un lavoro di attenzione e di gestione. Quindi è importante venire magari la mattina presto perché le chiocciole sono ancora in giro, vediamo cosa succede, o la sera quando al tramonto, perché appunto l'impianto di irrigazione parte al tramonto, quindi è importante magari venire per vedere cosa succede, se c'è qualche problema tecnico e soprattutto per vedere se ci sono importanti uccelli, c'è un importante numero di uccelli che si buttano all'interno del recinto e quindi intervenire in questo senso. Allora, saluto un po' chi ci scrive, buongiorno a tutti. Allora, ciao Patrick Gallo è un nostro nuovo collaboratore che sta avviando l'impianto in questo periodo. Poi c'è Salvatore, se vediamo prima se c'è qualcuno che mi chiede nulla, no? Salvatore mi chiede, a proposito dei recinti, volevo chiederti se in caso di moria epidemica delle lumache, il fatto che sono totalmente libere possa essere rischioso. No, perché allora, totalmente la mortalità totale è veramente molto difficile perché altrimenti sarebbe un disastro. Può succedere che ci siano delle zone dove cominciano a morire tante lumache contemporaneamente, quindi in quel caso, come dicevo prima, è importante attenzionare e capire che cosa sta succedendo, quindi quando vediamo che ci sono tante lumache morte sotto magari un pallet o in una determinata zona, la cosa fondamentale da fare è togliere subito tutte le lumache morte ed evitare che lì proliferano appunto muffe, batteri e altre problematiche. Quindi, quando si trovano tante lumache morte concentrate, è importante toglierle il prima possibile. In questo modo riusciamo a isolare, diciamo, un po' la zona attaccata da questa situazione ed evitiamo il contagio in tutto l'impianto. Poi, soprattutto se abbiamo i pannelli in legno, le chiocciole restano molto vicine a quel pannello, non si muovono già di su, quindi non c'è il rischio che la lumaca che da un angolo passa a un altro, quindi infettando tutto l'impianto. Quindi rimangono abbastanza concentrate dopo diciamo da quando si sono abituate, diciamo, a vivere all'interno dell'allevamento, loro creano quel loro spazio vitale e da lì non si muovono più di tanto, ecco. Quindi riusciamo a gestirlo in questo modo. Monica mi chiede che diserbo date, utilizziamo il comune glifosato, però lo utilizziamo veramente pochissimo, una sola volta all'inizio, quindi subito dopo la semina, quando già cominciano a spuntare le piante, se vediamo che ci sono tante infestanti all'interno della zona recinto, corridoio, scusate, lì andiamo a utilizzare il glifosato. Ma soltanto una volta veramente. Poi, ti ripeto, con lo sfalcio, con il passaggio, non cresce più nulla. Patrick mi chiede per le talpe invece. Allora, per le talpe ci sono delle trappole. Noi qui non abbiamo questo problema perché non ci sono le talpe qui dove
da noi, molti allevamenti hanno avuto questa problematica, però hanno risolto con le trappole. Mi dicono che ci sono delle trappole adatte per le talpe e insieme agli ultrasuoni riescono a gestirle abbastanza bene. Quindi ci sono degli apparecchi che mettono degli ultrasuoni, però devono essere di quelli seri, professionali, perché ho visto che ci sono apparecchi per gli ultrasuoni a 20 euro, 25 euro, non credo funzioni. No, quindi bisogna prendere qualcosa di professionale e in quel modo si riesce a gestirle. Saverio mi chiede: scusa Davide, ho rivisto le vecchie dirette riguardo ai recinti, le lamiere a cosa servono intorno? Saverio, forse non hai visto bene. Noi non abbiamo lamiere intorno, quindi non so di che lamiere parli, perché con il nostro metodo non abbiamo mai utilizzato le lamiere perché per tanti motivi. Uno, costano un sacco. Due, costa un sacco andarle a installare, a montare, perché devi fare uno scavo di 50 cm sottoterra e il costo è pazzesco. Tre, non servono assolutamente a nulla, perché le lumache ci si attaccano, anzi sono dannose perché si bruciano, che la lamiera arriva a 100 gradi, quindi le puoi già mangiare. E per gli insetti, per i topi, non servono assolutamente a nulla, perché il topo trova sempre una... Scusate, il topo trova sempre un modo per entrare, quindi non servono assolutamente a nulla. E poi sono veramente orrende da vedere, quindi no, le lamiere non servono proprio a nulla e non c'è motivo di installarle. Ciao Ghetti, buongiorno. Noi stiamo montando le... Ma Martina, noi stiamo montando le reti, ce la faremo. Ciao Martina, sì, dai, forza, forza che ci siete. Mandateci qualche foto, fateci vedere a che punto siete. Francesco, oltre agli animali che hai elencato, volevo chiederti se anche le lumache mangiano le chiocciole. No, allora, le lumache, ci sono delle lumache. Allora, intanto spiego la differenza tra lumache e chiocciole, perché io parlo sempre di lumache, ma in realtà si chiamano chiocciole quelle che noi andiamo ad allevare. Le lumache sono quelle nere senza guscio, quindi quelle non sono tutte che vanno a uccidere le nostre chiocciole. È solo un tipo, sono quelle più piccole e rosse. Quelle sì, quelle vanno ad uccidere le nostre lumache, le nostre chiocciole. E quelle le combattiamo all'inizio, quando facciamo la semina, andiamo anche a dare l'antilumaca. Potrebbe sembrare un controsenso, però sì, serve soprattutto in zone dove sono molto presenti queste lumache o limacce. Bisogna fare il diserbo, scusate, l'antilumaca, e solo così possiamo andarla a gestire. Che poi successivamente, quando immettiamo le nostre chiocciole, non c'è più modo di andarle ad eliminare. Però diciamo che non sono uno dei più grossi problemi, ecco, non fanno danni importanti alla produzione, quindi sono veramente pochi. Francesco mi dice: scusa, volevo dire, sei sempre tu, le lucertole. Le lucertole sì, mangiano qualche lumachina, ma veramente non è un danno percepibile assolutamente. Ciao Antonio, le bustine per i topi li mettete nei recinti? No, le bustine le mettiamo fuori dai recinti, all'interno delle apposite trappole, perché se le mettessimo all'interno le lumache le mangerebbero perché sono attratte dall'odore. Quindi vanno messe fuori. Il topo ovviamente sente molto di più l'odore, è molto più attratto, quindi esce dal recinto e va a mangiare le nostre bustine. Gli ultrasoni per i topi vanno bene, giusi? Sì, anche qui vale il discorso di prima. Bisogna acquistare degli ultrasuoni seri, importanti. Quelli funzionano abbastanza bene, sì. Usati parallelamente alle bustine, sono un ottimo deterrente, sì. Giacomo, stanno guardando il video. Ghetti, buongiorno Davide, volevo sapere se come deterrente per i predatori sono efficaci i gatti o i piccoli cani. Certo, assolutamente sì, ovviamente però li devi lasciare un po' a stecchetto, perché se li porti da mangiare non vanno a cercare i topi e le lucertole, quindi se li tieni un po' a stecchetto funziona. Sì, comunque sì, a parte lo scherzo, creare una colonia di gatti all'interno dell'allevamento può essere sicuramente interessante sia per gli uccelli che per i topi, anche perché alle lumache non crea nessun problema, quindi assolutamente sì. I cani magari già diventa un po' più complesso, perché i cani cominciano a scavare, se sentono qualche topo scavano, possono fare dei danni, bucano la rete, quindi sono un po' più incontrollabili, quindi è più facile con i gatti.
Saverio, grazie, non parlavo del vostro allevamento ma su internet. Sì, intendevi per il discorso lamiere, sì. Quello è, come dicevo all'inizio, il vecchio metodo che si utilizzava qua in Italia, dove si montavano appunto queste lamiere obbrobriose, inguardabili, che poi sono state sostituite da pannelli di plastica, ma non hanno senso, ecco. Perché con la nuova rete che abbiamo creato non servono più. Noi prima utilizzavamo la rete perimetrale oltre ai nostri recinti, alta 2 metri al posto delle lamiere, ma le lume crescevano lo stesso, quindi non ha senso andare ad installare queste lamiere, queste protezioni esterne, perché con la nostra rete elettrificata non abbiamo nessun problema di fuga. Giorgio mi chiede: la rete di recinto deve essere specifica o posso mettere il frangimento? No, Giorgio, come parlavo, noi utilizziamo la rete elettrificata, la nostra rete che abbiamo brevettato si chiama Spiranet Electro. È una rete, che ha, nella parte superiore una banda elettrificata dove passa corrente a bassissimo voltaggio, che noi neanche percepiamo, ma che alle chiocciole, essendo fatte d'acqua, crea fastidio, fa solletico, quindi le blocca e non escono più. Quindi non ha senso montare una normale rete senza questo sistema, perché le lumache escono assolutamente. Prima utilizzavamo le reti con le balze, le famose balze, una, due, tre balze, ma le lumache uscivano lo stesso, quindi no, non servono a nulla. Enrico, scusa per la domanda inerente a una diretta precedente, perché non evitare una rete tra un recinto e l'altro metodo? E l'altro mettendo una doppia banda sulla stessa rete. Enrico, le bande non servono a nulla, come ho appena detto, le lumache escono. E avere reti all'interno di avere tanti recinti come prima è un problema per tanti motivi. Primo, perché quando devi andare a fare la lavorazione dei terreni hai problemi enormi, perché appunto hai recinti ovunque. Quando fai la raccolta, la manutenzione, hai una perdita di tempo pazzesca, perché devi entrare e uscire dai recinti. Hai dei costi molto maggiori, perché devi montare molti più pali, devi montare molta più rete, i pali hanno bisogno di manutenzione, quindi è tutto un sistema che ti costa molto di più e non ha motivo di esistere, perché così è tutto molto più semplice, più facile, più agile, sia per te che ci lavori che per le lumache, quindi non c'è motivo di andare a montare altre reti. Enrico, mi potresti descrivere le caratteristiche del nuovo paletto in PVC, sezione altezza? Sono dei paletti 50x30, alti 1,50 m, uno spessore di 3,5 mm, che sono fatti appunto in PVC riciclato e che ti durano tutta la vita, quindi sono semplici da montare, non hanno necessità di manutenzione né di trattamento, tu arrivi, li pianti e hai finito. Salvatore, pensi che oltre alla rete per la fuga delle lumache, un'altra rete elettrificata con un voltaggio superiore, il problema topi e gatti, eccetera, si possa risolvere? No, perché il topo buca la rete, quindi anche se tu mettessi un'altra rete esterna, la buca dentro, entrerebbe lo stesso, non serve a nulla. I gatti non creano problemi, quindi non ha senso. Giorgio, allora, nelle mie zone vanno tutti a raccogliere chiocciole selvatiche. Bene, quale potrebbe essere il mio mercato? Giorgio, noi compriamo le lumache, noi compriamo, facciamo un contratto con il quale ci impegniamo ad acquistare tutta la produzione. Quindi il nostro interesse nel far fare nuovi allevamenti è proprio questo: acquistare le chiocciole, le nostre chiocciole allevate secondo le nostre indicazioni, che poi andiamo a rivendere al nostro mercato, perché noi abbiamo un mercato di quasi 180 tonnellate di lumache all'anno, che capisci bene che da soli non riusciremo mai a produrre, e quindi per mantenere costante il prodotto per i nostri clienti abbiamo necessità di supporto di altri allevatori. Quindi la vendita non è il problema assolutamente. Patrick, un mio amico che ha un allevamento ha fatto un unico recinto per 1 ettaro di terreno, dividendo soltanto con i solchi di passaggio. 1 ettaro, tutto 1 ettaro è un po' complesso, perché anche a livello di rete perimetrale diventa difficile gestirla con un solo elettrificatore, quindi servono più elettrificatori, ma non è quello il problema. Il problema è che su 1 ettaro hai più dispersione, quindi diventa più difficile andarla a gestire. E poi, se dovesse succedere un problema X a un lotto, perché poi tu quando fai la raccolta devi andare a fare i lotti di produzione, quindi avendo su 1 ettaro 10 recinti, vai a fare i lotti per 10 recinti. Se c'è un problema in un lotto X,
non ti distruggono tutta la produzione, ma solo quella del lotto del recinto 1, per dire. Quindi riesci a lottizzare tutto. E poi è sempre bene avere l'allevamento, diciamo, schematizzato, lottizzato, così se tu hai un problema in una zona, le altre sono indipendenti, quindi sicuramente è meglio lasciarlo così. Poi cosa intendi, dividendo soltanto con i solchi di passaggio, con i corridoi? Non capisco. Maria, si può fare una serra con le reti? Sì, sicuramente, come dicevo prima, la serra con le reti è importante per la protezione degli uccelli. Ha dei costi maggiori, ma sicuramente è una protezione importante per gli uccelli. Enrico, nella domanda precedente intendevo eliminare una rete tra un recinto e l'altro, aggiungendo un'altra banda elettrica sulla stessa rete, eliminando il corridoio. No, no, perché il corridoio tra un recinto di 1000 metri e l'altro di 1000 metri, noi lasciamo un corridoio sempre di 80 centimetri, un metro, perché ti capiterà sempre di dover passare all'esterno, perché magari tu stai irrigando, c'è un problema nell'altro recinto, quindi non hai la necessità di entrare all'interno, quindi passi tra un corridoio e l'altro. Quindi alla fine, su 10.000 metri di terreno tu ne sfrutti 9.700-9.800, quindi veramente sprechi pochissimo terreno, e avere dei corridoi fa sempre comodo. La comodità all'interno dell'allevamento è importante, eliminarli completamente non è l'ideale. Giorgio, io sono in Sicilia, voi? Certo, noi siamo in Sicilia, siamo in provincia di Palermo, a Campofelice di Roccella. Sul nostro sito www.lumacamadonita.it puoi vedere nello specifico dove siamo. Giovanni, ciao ragazzi, volevo sapere se in questo periodo le rigatelle e l'Helix sono buone da mangiare, grazie e buon lavoro. Le rigatelle ancora non ci sono, Giovanni, perché presto, le rigatelle saranno disponibili fra un paio di mesi, quindi giugno, quindi adesso è difficile trovarle. Le Helix aspersa noi ce l'abbiamo tutto l'anno, quindi sì, assolutamente. Giorgio, molto interessante, grazie. Maria, volevo sapere se si può fare un allevamento in una serra con il recinto per evitare gli uccelli. Sì, già come detto poco fa, assolutamente sì, ed è la soluzione migliore per la produzione, per la protezione degli uccelli, appunto. A quale tipo di laboratorio si può far fare l'analisi del terreno e quello dell'acqua? Enrico, in qualsiasi normale laboratorio che appunto fa esami microbiologici per acqua e terreno, ce ne sono diversi, non serve un laboratorio particolare, ecco, basta un normale laboratorio che fa analisi acqua e terreno. Chiedi ad un agronomo o un biologo di zona che ti saprà sicuramente indicare dove andare. Patrick, sì, con i corridoi, quindi intendevi un unico recinto di 1 ettaro solo con i corridoi. Non lo vedo funzionale, non lo vedo funzionale. Ti ripeto, è meglio sempre andare a schematizzare un po' l'impianto, perché se hai dei problemi riesci a gestirli meglio. Salvatore, la prospettiva di fare un allevamento, ovviamente dopo aver fatto il corso formativo, vorrei sapere per contratto cosa si intende. Noi facciamo appunto un contratto con il quale ci impegniamo ad acquistare tutta la produzione, quindi tutto quello che voi producete nell'allevamento, noi lo acquistiamo a 5 euro al chilo, quindi già un prezzo prestabilito, per tutto quello che ci volete portare. Quindi voi non siete obbligati a portarci tutta la produzione, ma siamo noi che ci impegniamo ad acquistare tutto quello che voi ci portate. Quindi voi siete liberi di vendere eventualmente ai vostri clienti e di portarci quello che ritenete di non poter vendere. Giorgio, questa rete elettrificata quanto costa? Costa tanto? Noi la vendiamo 3,70 euro al metro quadrato, però ovviamente poi in base a metro lineare, scusami, in base alle dimensioni dell'impianto si fa un progetto ad hoc, quindi si fa un preventivo totale e si vede, poi sicuramente ci saranno degli sconti in base alle dimensioni, alle quantità, lo vediamo di impianto, da allevamento ad allevamento, ecco. Ciao Fabrizio, da Oggi Semini. Fabrizio è un altro nostro collaboratore a Brescia, diciamo loro hanno l'azienda Rialoi, sono il nostro punto di riferimento per la Lombardia, e oggi appunto mi sta comunicando che faranno la semina. Mi raccomando, coprite i semi, non ve li fate fregare dalle formiche e gli uccelli. Vabbè, ma ormai lo sapete perché è diversi anni, quindi siete abbastanza organizzati. Salvatore, acquistate anche la bava? No, la bava no, perché quello è un settore completamente nuovo, diciamo, sta nascendo ora, sta crescendo adesso,
se ne parla tanto su internet, ma è un po' tutta fuffa, come si suol dire, perché per produrre la bava seriamente e professionalmente si ha la necessità di laboratori, di attrezzature, quindi è un altro lavoro completamente a parte rispetto all'allevamento. E quindi se riusciste a fare una cosa del genere, quindi andare a realizzare un laboratorio con delle macchinari adatti per la gestione, la sanificazione, l'estrazione della bava e quindi con tutte le relative certificazioni, allora potremmo anche pensare di acquistarla. Ma ad oggi nessuno riesce a farlo praticamente. Giorgio, il riproduttore li dai tu in caso di contratto? Sì, noi ci occupiamo della progettazione, la consulenza, la fornitura dei materiali, quindi reti, pali, semi, chiocciole da riproduzione, mangime, tutto quello che serve per realizzare l'allevamento. Quindi sì, noi forniamo tutto quello che serve per la realizzazione dell'impianto. Salvatore Sciottino, che ne pensi del Müller One? Che ne penso? Che ti devo dire? Ti dico che noi estraiamo la bava a mano da ormai saranno 8 anni, quindi penso che non ci sia la necessità, anche perché chi vende macchinari per l'estrazione della bava potrebbe tranquillamente estrarla lui, la bava, se ha la necessità. Non è come le lumache, che io per venderne 180 tonnellate devo avere 10.000 ettari da gestire, quindi non lo posso fare materialmente. L'estrazione della bava la posso fare, quindi se ho una macchina per farlo, perché devo venderla a te per poi acquistare la tua bava? Giorgio, ormai è tardi per il ciclo estivo, siamo al limite. Se riesci a lavorare il terreno, a fare la ratura, la fresatura e la semina, nell'arco di una settimana, 10 giorni, ancora potremmo arrivarci. Poi dopo diventa un po' estremo, siamo proprio al limite con i tempi. Niente, se non avete altre domande, io vi saluterei vi ricordo che tutte le dirette le potete trovare sul nostro sito internet www.lumacamadonita.it nella sezione formazione video tutorial. Lì abbiamo archiviato tutte le dirette, quindi potete rivedere tutti i video e poi nel sito troverete tantissime altre informazioni. Giorgio considera che devo partire da zero. Sì, infatti, come ti dicevo, se riesci a fare tutto nell'arco di una settimana è fattibile. Enrico ci descrivi il ciclo invernale, quello ne parlerò nella prossima diretta, Enrico, poi ne parlo anche lì. A grandi linee è identico al ciclo estivo, cambiano solo i periodi. Il ciclo estivo inizia a marzo e finisce a novembre, il ciclo invernale comincia a settembre e finisce a luglio. Poi per il resto è tutto identico. Chetti, con un elettrificatore quanti recinti si possono elettrificare? Con un elettrificatore riusciamo a fare circa 4 recinti da 1000 metri quadrati, 4-5. Giorgio, il recinto è tutto. No, i recinti li fai man mano, non devi fare tutto subito. Una volta che fai la semina, poi hai 30 giorni di tempo fino a quando, perché devi aspettare che gli ortaggi crescono. Quindi in questi 30 giorni ti monti tutto l'impianto. Attilio, vuoi metterci in contatto come possiamo fare? Attilio, ci puoi contattare ovunque. Siamo in tutti i social, il nostro sito internet www.lumacamadonita.it, nella sezione contatti ci sono tutti i contatti, sulla pagina Facebook, Instagram, abbiamo creato un nuovo canale Telegram, quindi possiamo chattare direttamente su Telegram, ci trovi ovunque, basta scrivere Lumaca Madonita in qualsiasi piattaforma digitale e ci trovi. Mariangela, quanto deve misurare un recinto e quante chiocciole ci possono andare? Mariangela, ti invito a vedere la diretta della passata, le scorse dirette nel nostro sito lumacamadonita.it formazione video tutorial, perché ho fatto una diretta apposta, quindi lì ci sono tutte le informazioni. C'è qualcuno dei figli delle lumache? I Saverio, i figli delle lumache si vendono o si lasciano crescere per l'anno successivo? Cosa intendi, figli delle lumache? Allora, tu immetti le chiocciole da riproduzione, loro si accoppiano, fanno le uova,
i piccoli che nasceranno saranno la tua produzione, saranno la tua vera produzione. Quindi le chiocciole da riproduzione che hai messo le toglierai quando vedrai i primi piccoli, le commercializzerai come normale lumache da gastronomia, i piccoli cresceranno alimentandosi degli ortaggi che hai coltivato e con l'integrazione del mangime, e quando diventeranno grandi, quando faranno la bordatura e quindi saranno pronti per la commercializzazione, raccoglierai e le venderai. Va bene, ragazzi, io purtroppo devo scappare, mi devo salutare perché abbiamo dei lavori da fare oggi, quindi purtroppo devo salutarvi. Sono un professionale, Giorgio, posso venderti il mio prodotto anche se sono un amatore non professionale? Il primo anno sì, riusciamo a farlo, però poi se diventano quantità importanti, bisogna mettersi in regola perché noi acquistiamo le chiocciole dietro certificazione, quindi ogni prodotto, ogni lotto che ci mandi devi fare una certificazione, deve essere tutto a norma, ecco. Ciao Giussi, buon lavoro, grazie anche a te, ce la possiamo fare, assolutamente ce la faremo. Niente, vi ricordo la prossima diretta, ci vedremo lunedì, sempre alle 11:30. Parleremo della raccolta, penso parleremo della raccolta, ma seguiteci perché può essere che l'argomento possa essere diverso. Ad ogni modo, sempre sui nostri canali social, quindi sulla pagina Facebook, il nostro canale Telegram, su YouTube, sul nostro sito internet troverete la prossima diretta, gli eventi, le vecchie dirette, quindi troverete tutte le informazioni lì. Quindi vi ringrazio, grazie a tutti per la partecipazione e mi raccomando, resistiamo, che presto passerà tutto e potremo incontrarci di presenza, come facevamo prima. Un abbraccio a tutti e buon lavoro. Ci vediamo presto. Ciao.